Abbiamo preso le medici, abbiamo preso la medicina e siamo molto calde oggi. Calmissime. Bene, Solamente bene. 5 gocce. Io sai cosa me ne faccio io? Ah, mi porto il naso. Io svuoto il barattolo, se no 5 gocce cosa me ne faccio io? Allora, adesso torno indietro. No, 5 gocce te le metti negli occhi, guarda, siete a occhio. Esattamente. Esattamente. Io ho chiuso anche la cucitura. Sto facendo, Ele, un vestito per la ball di domenica facendo. Avevo Scusami, ma ti questo devo vestito. interrompere, se no la mia ragazza mi uccide. Non è una ball, è una situazione ballroom. Allora, io vorrei anche dire una cosa, perché dovete sapere che la realtà queer di Cagliari è davvero piccolina, molto molto piccolina, Sì. è quasi inesistente, quindi non è una ball assolutamente, ecco, Brava. perché non vogliamo mancare di rispetto ai piani alti No, fatti più da che maschietta. altro amo vuoi che io continuo a vivere, se no lei mi uccide. No, Io ma non vorrei scelgo anche dire, bene. vabbè, Trisha è esclusa, però c'è anche qualcuno della ballroom scene, maschietto col pisellino che voleva far vedere che c'era solo lui, che non capisce che ci sono realtà piccole e che ci No, hanno fatto. no, no. La questione non è questa perché so benissimo di cosa stai parlando e di chi stai parlando perché ci sono di mezzo pure io, ovviamente. Che voi Non milanesi è volete questa fare la scimmeri di questione. La dotti. questione è che il mondo del ballroom e la scena ballroom è una scena pur sempre molto delicata che è nata prima della scena drag. Quindi quando si va ad aprire un concept ballroom che può essere in una piccola realtà come quella della Sardegna, buono, cazzo, ben venga che si fa questa cosa, siamo tutti contenti, tutte contente, tutto contento che si fa questa cosa qua. Però fatela usando i termini giusti, scrivendo Certo, giù delle certo. categorie sensate, mettendo un panel di giudici sensato, Allora, l'unica persona allora, che, l'unica persona che secondo però. me ci sta lì dentro è la persona che è stata scelta come commentator. Che poi vediamo come farà anche lui. Però il resto è stato messo un po' lì. Però va bene perché fin quando non viene definita ball, va bene, cioè di base. Raga, scusate, cioè, se Esatto, no. Elisa ha preso fatto tipo i No, classici perché no, milanesi che scusa, vogliono far vedere scusate, che scusa, tabacca da scherzi. adesso scarico la colpa. Non è colpa mia che io questi discorsi me li sento tutti i giorni dalla mia ragazza, quindi colpa sua. E Non io è colpa mia. dico, a loro spese vogliono venire nella piccola realtà, li accolgo a braccia Ma io aperte. te l'avevo detto, ti ho detto invita Sì, il nome nome. però. È una cosa che ci stiamo letteralmente autofinanziando, nel senso che per adesso è troppo presto, anche perché la nostra scena è troppo piccola. E quindi, per esempio, adesso è una cosa per iniziare. Immaginate, mettete che il nostro contesto è quello degli anni 60, dove quando Cristalla Elisa sta Beige ha iniziato vivendo, tutto. Elisa sta Mettete. morendo. Ragazze! Qua No, in allora, Sardegna, come se fossimo negli anni io 60, rendetevene personalmente conto. sono contenta che si faccia questa cosa. Mi sta andando via la voce. Sono contenta che si faccia questa cosa e penso che sia sicuramente un passo avanti per la realtà sarda. Per la realtà della ballroom non è un passo avanti perché è fatta Non è fatto niente a diversamente caso, bene. abbiamo un. E si dice bene, apri quella vocale, e due. Per chi guarda che con me le vocali devi aprirle, amore. Bene. Mamma mia, ho una groviera nei denti. Boh. Mi devo fare uno sbiancamento Comprendo. totale. No, comunque, allora, noi ovviamente tipo i piani alti li rispettiamo, ci mancherebbe altro. Abbiamo un organizzatore che letteralmente ha ascoltato e io penso, dico che. Se le Pioneer ci hanno graziato e tutto quanto e ci hanno dato la loro benedizione, we're good, we're good.
ma non ve l'hanno data la loro benedizione, amo. Benedizione, nel senso che hanno nel senso che Vabbè, abbiamo dai, dai, l'occasione dai, mettiamo un po' di farlo. di positività anche perché io non sono parte della cultura ballroom e non mi ritengo parte. So why you Mettiamo un po' di talking? positività, Bitch, andiamo why you talking? 17 dicembre, tutte a questa ball che non è una ball, tutte a festeggiare, tutte mezze nude, tutte a fare casino e a divertirsi. Poi, se la chiamate ball, cazzi vostri, io ve lo sconsiglio. Però No, io no, non è una ball, sono non è una ball. Però ovviamente allora qua, a parte che noi tipo se guardate, noi abbiamo scritto training ball perché proprio perché non abbiamo performer che sono togliendo il nostro Andrea che sta organizzando tutto quanto di tasca sua, letteralmente, ma per creare community. amore, io scappo, che devo È che io tornare a non ci sono e lavorare. non posso rovinare. No, in realtà invece sarebbe meglio se tu ci fossi perché In realtà sì, sono d'accordo anch'io, Eli. Secondo amore. No, ma me. te lo spiego anche perché amore, la situazione ballroom na nacque da donne trans, quindi più ce ne sono, più è rappresentativo di Io quello che vorrei dire effettivamente che in c'è questo ballroom. evento io sto andando, sì, ok, come performer drag, però come persona trans. Io Ah, vorrei tu sei una ricordare persona che trans? Crystal Io LaBey. pensavo fosse una donna biologica cis. Mi dispiace, ma io non mi tolgo ricottina con il cucchiaio. La vallea non Amore, ce l'ho ancora. scappo che devo tornare a lavoro. Ho fatto un po' di drama, ho urlato un po'. Sono contenta. Baci. Love you. Ciao. Che Gesù, Maria e tutti i santi, aiuto. Io saluto tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti quelli che state entrando. Allora. Adesso ho messo le coppe in sto vestito, chiudiamo sto discorso perché a me chi non si mette nei panni altrui non mi piace. Comunque, io e Camilla possiamo scherzare così, state tranquilli. Allora, ho messo la coppa. Adesso devo capire se questo qua come mi andrà. Quindi adesso lo pie... Ah no, prima no, prima di rifinire le cose con zigzag. Forse è il caso che sistemi. Comunque, guardate che bella. Cioè, davvero, sto vestito, a parte stringerlo, eccetera, eccetera. Ah, Vedi, voglio sapere di più. Ciao, Vedi! Allora, mi hanno fatto una domanda. Allora, in realtà legare così tanto con un gruppo di persone, ecco perché adesso vi metto questa domanda. Ok, allora, mi manca. C'è Vezira qua in live, quindi lo dico, a me manca davvero tanto. Anche perché io purtroppo non ho questa cosa di chiamare la gente, eccetera, eccetera, perché penso sempre di disturbare. Quindi, sì, perché sono scema io. Quindi, però, vi dico sì, mi mancano davvero tanto le mie compagne, anche perché davvero. È una situazione dove non lo so. Boh, quando siamo tutte quante in gruppo c'è una bellissima vibe dove non lo so, abbiamo una dinamica che non penso altre stagioni abbiano. Io sono davvero felice. Cioè, già pensare a loro mi fa sorridere tanto. Comunque, bisogna provarlo. Però, allora, il punto vita mi sembra stretto abbastanza perché. Sì, devo capire. Allora, perché vabbè. Vabbè. Devo capire solamente che cosa voglio fare. Ah, ci sono i ragazzi del 101. Ciao! C'è anche Di Nardi. Ciao tesoro! Allora, ok, quindi io qua ho messo tutto. Allora, siccome il film, ecco, di questo evento sarà il Natale, vorrei prendere. Un attimo. Dani? Te lo io, mi Sì. Lo raccomando, non incasinare perché c'è sai che ti stanno davanti. sentendo 20 Non persone? fa niente, glielo dici che se prendo ci sono 20 persone. Chiamo mia mamma, chiamo mia figlia. Voglio dire che Allora, fai la comunione. No, non faccio la comunione, ma amerei andare in chiesa con una roba del genere. Niente, una roba un po' bob-mac, adesso vedrò un pochettino di aggiungere altre frange.
anche altre frange di paillettes qua. E poi ho questo lamè. Ho questo lamè che devo capire cosa farci. Non so se farci uno strascichino o non lo so, magari buttarmelo. Buttarmelo sopra. È che non vorrei coprire la parte bianca. Magari potrei fare una situazione che parte dalla spalla, però sembrerebbe una mantella a caso. No, dovrò farci uno strascico con questo, anche perché sto lamè è meraviglioso, mi fa impazzire ed è un coprialbero di Natale. Vorrei dire, poi siccome ho ancora un po' di struzzo bianco, ho questo cappellino, allora ci metterò dello struzzo bianco qua. E poi butterò altre pietre, come faccio sempre io che sono una gazza ladra. Fai un fiocco di... vorrei farlo anche, stavo pensando di metterlo qua. È che non so se ho abbastanza crinolina per dargli una bella struttura, quindi adesso devo vedere. Niente, adesso devo... mi metto a rifinire tutte le parti di sotto. E poi, l'ultima volta che ho indossato questo vestito, faccio una giacchetta corta con un culetto rotondo e dietro con uno strappo. Faccio una giacchetta corta. Allora, sai che in realtà a me le giacchette per le mie braccine, per il mio torso... A me le giacchette stanno davvero male. Mi stanno bene a maniche lunghe, però con un vestito così non lo so. Cioè, ho bisogno comunque qualcosa di hips, tutto quanto. Poi dovrei avere anche qualche altro pietrone, gioiellino da metterci sopra. Allora, adesso vedo di rifinire col zigzag. Allora, vediamo un po'. Io adesso vedo chi sta entrando. Allora, ciao a tutti! Oddio, guarda che tutto c'è! Situazione balza che escono sotto le frange. Oh! Mi ispira! Buttatemi idee, che poi io finché non finisco sto vestito non chiudo la live, quindi let me entertain you. Quindi adesso rifinisco tutto con lo zigzag e poi vediamo un po' di che morte devo morire. Io vi dico, se avete le cuffie, il rimantello, ma da una sola spalla. Sì, vorrei fare una cosa un po' simmetrica, magari con un bel fiocco. Allora, con qualcosa di rosso qua, o comunque un qualcosa, un po' quello che fa RuPaul, ossia fare una cosa sulla spalla e poi di solito qualcosa flowy e tutto quanto. Vediamo un pochettino con i materiali che ho che cosa mi esce. Allora. Al massimo, poi se voglio farmi un bel fiocco andrò a comprare un po' di crinolina per dargli un po' più di struttura. Non mi piace questo rumore. Non ho lasciato abbastanza filo in eccesso. Bear with me. No. No. Sto già facendo danni. Quindi, purtroppo, allora, a me piace tanto usare macchine per cucire, casalinghe per cucire cose che sono più grosse della mia voglia di vivere. Ah! Quanto odio lavori ripetitivi. Allora, vediamo un po'. Butta giù. Ok. Dai, il pedale! Ci starebbe bene un fuoco sulla spalla e da dietro. Ecco, vedi, Eddie mi ha appena dato una bella idea. E da dietro parte lo strascico che puoi legare con un nasolino al dito. Sì, anche questo mi fa impazzire. Ok, ce l'ho in testa. Eddie, potrei seguire questa idea, mi piace. Ciao a tutti quelli che stanno entrando adesso. Grazie.
Ma che bello cucire le pagliette! Ti ho mangiato tutto il filo! Ma qua faccio scoppiare la bobina di tutto. Devo cambiare la tensione! Quanto ci metti a rompere la macchina? Devo cambiare la tensione! Perché ho messo la tensione tanto basso! Abbiamo sentito rumori particolari! Dove si comprano le parrucche? Tutto tranne che Shane. Vi prego, non supportate Shane, per favore. Sono un sacco di birre, meglio comprare una parrucca buona. Magari, che ne so, si spendono quegli 80 euro, però almeno quegli 80 euro sono dati a una persona che ti ha fatto un'attaccatura come si deve. Wigs by Vanity, Bam Bam Wigs, supportiamo anche i wig maker italiani come Andrea Jordan, che lui fa i capelli umani. Davvero, conservatevi i soldini per una bella parrucca. È una cosa che io, per esempio, ho poche parrucche, però sono parrucche che riacconcio, riacconcio, riacconcio. Evitiamo di produrre plastica. Non io che sto cucendo delle pagliette, però. Questo è un vestito di seconda mano. Allora, metto la tensione a 5. L'allentiamo un po'. Vediamo un po'. O magari facciamo direttamente. Riproviamo. Campanelli d'allarme. Ah, c'è pure Ava. Ah, ok, metto 4 di tensione. Vediamo un po'. Giustizia, quindi vi gara d'otto su. Ah! Qua volete assistere a me. Io non capisco. Ha cucito fino a poco fa. E adesso si deve rompere l'anno. Ma perché? Mi hai fatto tutto il vestito. Adesso che devo passare le cose zigzag, hai deciso. Ci grava se nessuno sa giustizia. Sbagassa nel mamare posato. Scusate, se parlo. Prendo infatti tutti i continentali sono usciti. Mi spiace. Però qua è proprio fatto apposta per farmi fare figure di merda. Sbattiamo per terra se funziona. Si dovrebbe, quanto vorrei chiamare Melissa in un momento del genere. Aiuto. Sì. Allora, quindi che faccio? Perché non capisco, stava passando fino a poco fa. E quindi vediamo un po'. Questo è il lago che sto usando. Metterà fuoco. Gastia. Sì. Mette proprio a fuoco. Fanculo. Ma Dio. Allora. Sto chiamando. E se tu mi rompi. Non mi interessa. Aiutato Silvana, quindi puoi andare. Ma io, raga, cioè, non sono impedito a cucire, ve lo giuro. Cioè, ma sapete quante cose mi sono fatta da sola? Però niente, cioè, qua la situazione sta diventando molto brutta. Allora, io l'ho messa 4. Magari faccio così. Allora, provo a togliere queste pagliette. Allora, sarà che prima il tessuto era rivolto dalla parte dove le pagliette erano coperte, quindi ci può stare. Io adesso levo queste pagliette dall'orlo e vediamo un po'. Non è che muoio da ridere. Mi piace. Ma
quando una si cuce le cose da sola, inevitabilmente su questo. Per questo i vestiti e le cose, i look costano, perché non sei che mente golu, e mi dispiace. Quindi, adesso, evitando di sforzare un bordo di paglietto più spesso della mia esistenza. Quindi adesso mi toccherà togliere tutto. E ovviamente 27 persone se ne sono andate via. A me non mi interessa. Sono rimasti solamente pochi devoti. Pochi, ma quelli che servono. Ma mi hanno interrotto la diretta. No. Allora. Allora, ti sto togliendo le pagliette, tra un po' ti sputo pure nel coso della bobina interna e non mi cucci. Ti cazzo stoso. Ah. Il rapporto è molto... Non... è complicato. Pochi ma buoni, adesso sono rimasti in 5. Io, a me non interessa, finché non finisco sto vestito, io me ne vado! Allora, e fu così che lei ci riprovò. Proprio. Non ne vuole sapere e quindi io ascolto, non rifinisco una beata minchia. Ciao Vicky, ciao a tutti. E io adesso rifaccio punto dritto perché non lo rifinisco quest'orlo, tanto quando il vestito indossato non si vede. Allora, oh, ok. Adesso miracolosamente sta andando. Vuole farmi venire, se vuole farmi incattare ancora di più. Ah, bacini. Ah, brava Susi. Filo di sotto neanche. La tensione è giusta, non rompere i coglioni. Io sto andando piano perché fra un po' devo mettere la prima con questa macchina a cucire per andare bene. Perché se no le prova. Ah, troppo duro. Io vado. Non sono andata nella stecca, datti una calmata. Allora, rimettiamo un punto a zigzag, perché io lo devo rifinire questo vestito su un grindacca con la buruma. Si è rotto l'ago di nuovo! È il quarto ago! No, io non lo rifinisco, io non lo rifinisco. Non si vuole rifinire. Il punto a zigzag nelle paillettes non si può usare. Non si può, non si può! Ma che? Dovete sapere che Camilla è già tanto se lei a lavoro ci va. Camilla, immaginatevi la segretaria di Monsters and Company, quelle cambia lavoro. Comunque, io non ti riconosco, sei barrosa e io manco ricastio. Ah, mi dispiace per chi sa cucire, io mi impegno davvero tanto. Meglio sclerare con la macchina da cucire che comprare su chain, però almeno quello. Ok. Tanto quello che doveva essere fatto l'abbiamo fatto.
Pulito e pulito, ok. Dai, però almeno l'abbiamo ristretto come si deve. Dobbiamo solamente provarlo sto vestito, quindi io interrompo 2 secondi. Grazie. Magari taglio questa parte del collo, perché io ho stretto pure le spalle. Papà mi ha portato pure i popcorn. Oh, no. Oh, no.